Analisi del capello, è strano che me ne occupi io di questo argomento e vabbè, capita anche questo nella vita. E ne parliamo con un farmacista, il dottor Raffaele De Santis, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Grazie dottor Raffaele De Santis. Grazie a voi per avermi ospitato. Allora, dottore, analisi del capello, quindi perché si fa l'analisi del capello? L'analisi del capello si dovrebbe fare più spesso di quello che si fa. Molto spesso si fa perché ci sono delle problematiche o in fase acuta o pregresse che sono sottovalutate da tanto tempo. Invece forse andrebbe fatta molto prima, andrebbe fatta più spesso, perché tante problematiche, se prese in tempo, possono essere risolte o comunque tamponate. Ecco, tutto è finalizzato per conoscere lo stato di salute del capello e del cuoio capelluto. Assolutamente sì, attraverso l'analisi del capello con strumentazioni tecnologiche particolari riusciamo a ingrandire il capello fino a 400 volte il bulbo e comunque analizzare la cute, vedere se ci sono delle problematiche che possono essere risolte, dalla semplice dermatite, dermatite seborroica, forfora o comunque anche un problema di diradamento o di calvizie incipiente. Capire un po' qual è la situazione attuale e come si può risolverla e quali sono i reali obiettivi, senza poter illudere in determinati casi. Ecco, all'atto pratico, come si svolge l'analisi del capello? Ecco, una persona viene in farmacia da lei e dice: voglio fare l'analisi del capello. E che succede? Prima ci facciamo un colloquio e ci raccontiamo un pochino per quale motivo si è venuto a fare l'analisi del capello, quali sono le problematiche che ha riscontrato ultimamente, cosa l'ha spinta a farlo. Vorrei a me interessa capire anche quanto questo il problema incide sulla sua sfera psicologica, perché a volte il problema del dilatamento non è soltanto un problema estetico, ma è anche un problema psicologico che ci condiziona nelle relazioni. Quindi, fatto questo, facciamo una panoramica della testa, registriamo le immagini in modo che se facciamo poi un trattamento, se c'è una problematica e facciamo un trattamento, riusciamo anche a confrontare le immagini e a verificare i risultati, seguire appunto il paziente nel suo percorso per ottenere un risultato. Dopodiché andiamo a ingrandire la cute fino inizialmente 50 volte e vedere se ci sono problematiche sulla cute, potrebbe essere cute molto irritata, spesso ci presentano problemi di seborrea o comunque di dermatite seborroica, quindi associata anche a prurito, che sono anche fastidiose perché possono ci si gratta in pubblico, c'hai la classica forfora sulle spalle che si vorrebbe evitare e basta poco appunto per risolvere questo problema, però bisogna capire bene qual è il problema, altrimenti si usano degli strumenti per risolverlo che magari possono anche peggiorare la situazione, oltre ad un inutile spreco di soldi. Ecco, dal punto di vista tecnologico delle varie apparecchiature, cosa si utilizza per l'analisi del capello? Una microcamera, quindi un videomicroscopia, e come dicevo inizialmente andiamo 50 volte, facciamo questa panoramica, vediamo anche poi se c'è un problema magari di diradamento, come ricrescono i capelli, in quali aree, se viene a mancare la presenza dei gruppi fondamentali, sono delle isole follicolari, non scendo adesso nel tecnico, ingrandiamo poi 200 volte o 400 volte addirittura per vedere il bulbo del capello, da quello abbiamo informazioni anche sulla se ci sono carenze di minerali, di aminoacidi, se c'è una carenza nutrizionale, andiamo a vedere com'è la struttura del capello, anche quello ci dà altre informazioni importanti, vediamo. Sono bloccato? Ok, vediamo anche se possiamo vedere anche la densità di determinate aree per vedere
se c'è un incipiente di radamento e in base a quello decidere se intervenire o comunque monitorare la situazione. In presenza di qualche problematica, lei come farmacista fornisce anche i consigli per intervenire e per risolverlo questo problema? Certamente, nel limite delle nostre competenze. Riusciamo a dare consigli e seguire poi anche il paziente nella risoluzione del problema. Siamo specializzati anche per esempio nella ricrescita del capello e abbiamo preparato un nostro metodo di ricrescita del capello. Ce ne parla brevemente? Certamente, in determinati casi suggeriamo, oltre a trattamenti che magari possono essere lozioni tricologiche da poter applicare a casa, anche un trattamento che facciamo noi in cabina, che sfrutta le potenzialità dell'ossigenoterapia associata ad una soluzione tricologica che abbiamo creato noi. Ossigenoterapia, ecco, come avviene? È un getto di aria arricchita di ossigeno che va a massaggiare la pelle e la cute, quindi in questo caso. Quindi favorisce anche la circolazione, l'ossigenazione del bulbo e serve anche poi a veicolare questa soluzione. Abbiamo avuto degli ottimi risultati sia sulle donne ma anche sugli uomini. Ci piace sempre seguire poi il cliente dall'inizio alla fine e, come dicevo, tutte le immagini poi sono registrate e quindi i risultati sono verificati. Sì, sono visibili. Chiaramente anche per il cliente. Lei è farmacista. Una mia curiosità: perché questo interesse per la salute dei capelli? Da cosa nasce? Quando ho iniziato a fare il farmacista 25 anni fa, mi interessava comunque prendermi cura della salute delle persone, dei clienti, ero molto entusiasta e ho visto che questo problema era un po' sottovalutato anche da alcuni colleghi, perché era visto più come un problema prettamente estetico, più una vanità estetica. Invece io percepivo che dietro c'era comunque un disagio psicologico, perché chi soffriva di una perdita di capelli molto, molto forte, molto avanzata, un incipiente calvizie o comunque anche un semplice problema di forfora, gli dava disagio quando era magari insieme ad altre persone. E quindi ho cominciato a spingermi a cercare di risolvere questi problemi. In molti casi magari non si riescono a risolvere, ma a migliorare, e questo già è un ottimo risultato per alcuni clienti in determinati casi. E per questo poi ho approfondito gli studi per cercare sempre nuove soluzioni più efficienti. Quindi possiamo dire che la sua mission è anche quella di lavorare per il benessere della persona, quindi non soltanto il farmacista tradizionale che vende medicine, che vende farmaci, ma anche quello proprio di occuparsi del benessere. Assolutamente sì, è proprio quella la nostra mission. Ecco, quindi è bene, prima di salutarci, ricordare il suo recapito telefonico da offrire al nostro pubblico: 339-6956-501. E per quanto concerne l'indirizzo email, info@farmaciafocacciaroma.com. Io, dottor Raffaele De Santis, la ringrazio per aver trattato questo argomento qui presso i nostri studi e la rimando ad uno dei nostri prossimi incontri. Grazie. Grazie a voi.